Ma qual è il peso della tecnologia rispetto ai linguaggi della rivolta, delle avanguardie? Ecco, questo è, diciamo, questa è la questione, perché nel, immediatamente nella fase in cui questi avvenimenti accadevano, quindi dal giugno del 2009 a Teheran, poi le rivolte del 2011, la cosiddetta primavera araba, eccetera, eccetera, bisogna dire che soprattutto i media hanno, ma anche voglio dire le diplomazie di paesi occidentali, quindi sì, la politica, hanno enfatizzato eccessivamente il ruolo dei social media, quasi che fossero i social media a far cadere i dittatori, e contro, diciamo, questo tipo di impostazione, devo dire che l'Accademia e quindi la comunità scientifica invece ha prodotto una serie di analisi più ragionate, che da subito hanno in qualche maniera demistificato soprattutto quali sono i problemi di attribuire tutti i meriti o tutte le colpe alla tecnologia. Innanzitutto non si tiene conto in questo caso del ruolo degli attivisti sul territorio, sì, e quindi le reti fisiche di attivisti che sono ben precedenti alla diffusione dei social media, che sono state, diciamo, il collante organizzativo, anzi proprio nel caso dell'Iran, ovvero dove queste reti di attivisti sul territorio non erano forti, non erano ben collegate tra di loro, gli esiti sono stati diciamo infelici per, certo, i rivoltosi, mentre invece dove c'erano delle reti anche transnazionali che collegavano tra loro attivisti egiziani con attivisti tunisini, attivisti siriani, eccetera, eccetera, gli esiti sono stati differenti. Quindi si trascura il ruolo degli attivisti sul campo, si trascura il ruolo dei media tradizionali, tipo la televisione, il ruolo della televisione satellitare nei paesi panarabi è, sì, fondamentale. Al Jazeera. Al Jazeera soprattutto, che dichiaratamente si è schierato a favore dei rivoltosi, diciamo. Poi si trascurano anche altri elementi che hanno importanza. Io ho anche citato il mio libro La topografia dei luoghi, no? Che è anche, sì, importante considerare, perché Piazza Tahrir diventa il teatro di una rivolta. Per esempio in Piazza Tahrir uno degli elementi decisivi è stato quello che anche dopo la repressione della polizia le immagini sono continuate a, a fluire, perché si è potuto nascondere tantissime telecamere nelle numerosissimi palazzi, nelle infinite finestre che guardano su Piazza Tahrir. Quindi, diciamo, la trasmissione e la documentazione di quello che accadeva nella piazza è continuata anche nei momenti della repressione più feroce. In questo caso la tecnologia è stato un supporto importante. Decisivo, no, ma infatti io non voglio sminuire, voglio praticamente il mio obiettivo quando ho scritto questo libro era rimettere le cose provando ad avere diciamo delle proporzioni più veritiere. Sì. Allora, dire che i social media fanno cadere dei regimi o dei sistemi di potere è una grande sciocchezza. Dire che i social media insieme a tutto un ecosistema fatto di macchine, ma anche di esseri umani, sentimenti, sì, io ho parlato della carne viva nel libro proprio per sottolineare questo aspetto, e quindi anche tutto un sistema, un ecosistema mediale di diversi media che interagiscono tra di loro, possono portare a risultati diciamo anche clamorosi come l'abbattimento di un sanguinario dittatore, allora sì, è un discorso che si può fare. I pericoli poi sono gravi, quelli di diciamo, a parte questi errori di valutazione che brevemente ai quali si può aggiungere anche il fatto che praticamente considerare questi media come intrinsecamente democratici e quindi necessariamente volti a portare la democrazia nei luoghi nei quali sono, è una visione tipicamente occidentale, anche questo è un modo sbagliato di guardare a questi fenomeni che hanno avuto invece in paesi che hanno una loro cultura specifica, lo stesso errore che si commette quando si pensa con guardando le cose da un punto di vista occidentale alla Cina, per esempio, c'è la censura in Cina alla quale noi attribuiamo un valore da occidentale che non corrisponde invece alla quello del sentire comune dei cinesi, lo stesso errore lo commettiamo in Russia. Tanto vero che poi non riusciamo a capire perché invece quello che noi chiamiamo regime è così sostenuto, e così anche i social media locali sostengono fortemente Putin. Per noi risulta una cosa
abbastanza incomprensibile, ma appunto perché vogliamo guardare a questi fenomeni con uno sguardo occidentale, mentre invece lo sguardo occidentale è uno tra le tante, direi infiniti modi attraverso i quali è possibile guardare a questi fenomeni. Nella tua analisi questa enfatizzazione molto occidentale del valore della tecnologia nei processi sociali è dovuto a che cosa? Qualcosa di necessario per il marketing, necessario per il la governance dei nuovi della globalizzazione o qualcos'altro? No, gli aspetti sono differenti. Chiaramente c'è una ideologia che si basa, una vera e propria ideologia che si basa su una teleologia, direi, no? Quindi credere che la tecnologia sia necessariamente indirizzata al bene e che quindi basta eliminare i muri che si frappongono alla diffusione della tecnologia perché il bene si diffonda in più. Questa è chiaramente una teleologia che sì, si commenta da sola in sostanza. Ma a parte questo ci sono ovviamente, c'è anche tutto un universo di aspettative rispetto alle tecnologie che tantissime persone in buona fede si aspettano un continuo miglioramento delle condizioni di vita grazie allo sviluppo e alla diffusione della tecnologia, rispetto alla qualcosa si possono, diciamo, anche avere dei dubbi, tanto manifestano dei dubbi, ma io non credo che ci sia un unico motivo. Dopodiché ci sono, voglio dire, nella vicenda almeno delle primavere ci sono stati anche degli abbagli, degli errori di valutazione, un modo poco scientifico di trattare alcuni dati, alcune informazioni, per esempio le informazioni relative al numero di account che si connettevano a Twitter dal territorio di internet, già da subito, se analizzato correttamente, ti diceva che in realtà tutte le informazioni sull'Iran venivano, tutto il grosso di quella mole di informazioni che veniva prodotta sull'Iran era prodotta fuori dall'Iran, quindi magari dagli iraniani della diaspora, ma non certo dagli iraniani che erano lì in piazza a combattere. Dopodiché, diciamo, questi eventi hanno messo a nudo come c'è una duplicità intrinseca invece in questi strumenti. Quindi la stessa immagine può creare consapevolezza e può quindi produrre un clima favorevole a delle rivolte, ma quella stessa immagine può anche essere utilizzata dalla polizia, le polizie segrete per identificare degli oppositori. E tantissime duplicità e anche il rischio, voglio dire, che nel momento in cui queste tecnologie vengono esaltate e celebrate come momenti di liberazione, poi nei regimi meno democratici queste stesse tecnologie vengono identificate come strumenti della propaganda occidentale o statunitense, certo. Quindi in qualche maniera ci sono delle chiusure, vengono insomma tutto un universo complesso che per sua natura deve sfuggire, deve essere affrontato sfuggendo alle semplificazioni, evitando di dire qui sta il bene e lì è il male, questo è giusto e quello è sbagliato. Le questioni sono molto complesse e c'è anche da dire che tutta una serie di speculazioni relativamente a internet che è stata prodotta negli anni 90 e poi in qualche maniera ha da un certo punto di vista giustamente enfatizzato quelle che sono le nuove possibilità organizzative e quindi di disintermediazione, di organizzare e scalare, quindi raggiungere grandi numeri in organizzazioni senza avere delle strutture centrali, tradizionali di organizzazioni, che sicuramente è vero per certi versi, per altri versi poi per quel che riguarda in particolare il media attivismo, in realtà in particolare queste vicende, ma anche la vicenda di Occupy o quella di Indignados, in realtà poi ci si rende conto come la mancanza di una strategia di fondo si paga. Quindi è vero la facilità organizzativa, è vero la facilità di portare tante persone, mobilitare tante persone rispetto a degli argomenti, però è anche vero che poi diciamo delle forme più tradizionali di organizzazione sono ancora necessarie, soprattutto è necessario avere una visione globale su quello che una visione strategica su quello che uno vuole fare, perché altrimenti non è che impiegando delle tecnologie di per sé straordinarie si riesce a cambiare il mondo, soprattutto perché noi dovremmo contrapporci
a chi invece opera in maniera strategica queste tecnologie, sì. Cioè i governi ai quali noi ci opponiamo o le aziende alle quali noi ci opponiamo utilizzano con una forte strategia e con delle idee ben precise su quello che vogliono fare. Quindi voglio dire, se noi non raggiungiamo una consapevolezza simile è ben difficile che riusciremo a opporci. Quando parli di noi ti riferisci a noi nel senso dell'universo dei media attivisti, di chiunque si vuole in qualche maniera contrapporre a delle logiche di potere consolidate, o nel caso ovviamente di paesi con governi autoritari, la legittima aspirazione a ribaltare questi regimi. Certo. Andare verso forme di libertà maggiore. Del resto il lato scuro di tutta questa vicenda è stata esplicitata con la vicenda Prism NSA. Perfetto. Anche con WikiLeaks, se vogliamo. Assolutamente. La vicenda, in realtà praticamente lo scandalo DataGate è immediatamente successivo alla stesura del mio libro, vero? Sì. Correggevo le ultime bozze già con Egea quando è scoppiata questa bolla, che ovviamente non ha preso di sorpresa tutti, nel senso che chi segue questi discorsi da tempo si immagina. Ma invece l'elemento importante del DataGate è che fa cadere ogni maschera, ogni velo, cioè ormai nessuno può più nascondersi dietro un dito. Si è diffusa una consapevolezza generale sul fatto che le proprie conversazioni, il proprio scambio di informazioni nella rete può essere oggetto di attenzione e che almeno in potenza tutte le nostre comunicazioni attraverso strumenti digitali possono essere e sono di fatto intercettate a quanto pare, e questo crea una nuova consapevolezza molto importante secondo me, perché comunicare sapendo di essere ascoltato, sapendo che potenzialmente la conversazione sarà oggetto di ascolto, ovviamente modifica la modalità, certo, nella quale comunque, o almeno dà, diciamo, una possibilità in più, essendo consapevole del pericolo, se proprio devo organizzare un attentato magari non uso i social media ma provo a trovare strumenti differenti. E quindi in generale, voglio dire, avere una consapevolezza rispetto alle cose è positivo, quindi io vedo diciamo questa esplosione del DataGate molto interessante. L'altro motivo molto interessante per cui considero il DataGate un po' una metafora generale applicata ai nostri tempi è che oggi, questo per quel che riguarda il mediattivismo, non ci si può più illudere di in qualche maniera appoggiarsi, anche se solo in minima parte, anche su infrastrutture centralizzate, sulle infrastrutture controllate dal potere, quindi dai governi, dalle aziende, eccetera, eccetera. Bisogna fare uno sforzo gigantesco, per alcuni addirittura un pensiero utopico, io non credo sia così, bisogna fare lo sforzo gigantesco di individuare delle piattaforme, delle infrastrutture alternative rispetto a quelle controllate, come in realtà già ci sono, perché le reti peer-to-peer, ormai ci sono tantissime storie che potremmo raccontare di reti peer-to-peer efficaci che funzionano e che in qualche maniera, essendosi sottratte a quelle che sono diciamo le infrastrutture informatiche di base, riescono anche a sottrarsi alle forme di controllo, almeno quelle più generalizzate.